Grazie Presidente, qui andiamo su un piano simbolico. Sappiamo, partendo però da un dato reale, abbiamo purtroppo la consapevolezza che il 90% delle violenze che vedono vittime le donne sono commesse all'interno del nucleo familiare e da parte di familiari, soprattutto da parte di compagni e mariti, cioè uomini che le donne hanno scelto come compagni di vita. Per questo l'amministrazione, la commissione delle elette dallo scorso anno, organizza un incontro fra coloro che operano sul campo e sulla materia o che sono portatori di valori a contrasto della violenza contro le donne. Sappiamo che la violenza contro le donne è qualcosa che però coinvolge anche il nucleo familiare e soprattutto i bambini e comunque è un veleno che intossica la società, perché comunque la famiglia, comunque essa sia formata, è il nucleo su cui si basa la società in cui viviamo. È per questo che a livello simbolico, dallo scorso anno, il 25, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Roma Capitale non celebra matrimoni per far capire che la costituzione di un nuovo nucleo familiare è un valore importante per tutta la società. In quelle sale, nelle sale matrimoni, noi per l'appunto organizziamo l'incontro di quelle realtà positive presenti nella città che riflettono, si incontrano e entrano in sinergia. L'anno scorso, per pubblicizzare questo incontro, che non è un evento, che non è una vetrina, ma è un incontro di lavoro, utilizzammo una figura, un'immagine molto conosciuta ma molto usata, che quindi non rispecchia in modo identitario il lavoro e l'impegno di Roma Capitale su questa tematica. E quest'anno siamo riusciti, grazie al concorso e dei dipartimenti deputati e delle risorse interne ad avere un'immagine propria di Roma Capitale. L'idea è stata pensata, l'immagine che abbiamo consegnato alla risorsa che si è messa a disposizione con abnegazione, come devo dire, vedo che spesso fanno i dipendenti di Roma Capitale. Abbiamo dato come immagine di fondo la storia romana. La storia romana sulla violenza sulle donne ci riporta la storia di Lucrezia, che fu costretta a subire le violenze del figlio di Tarquinio, Tarquinio il Superbo, e lei accettò questo perché potesse poi dare la sua versione al marito. Così fece il marito. Disse, giudicò lei non responsabile e la cosa sarebbe rimasta a livello privato, familiare. Lucrezia non accettò questo. Lucrezia disse che lei era cittadina romana e una volta offesa lei era offesa Roma. Quindi si uccise per questo, per dimostrare la gravità e la pubblicità del fatto. Quindi fu da lì, ci dice la storia, che i romani si ribellarono e cacciarono via i re e fondarono la Repubblica. Quindi possiamo dire che la Repubblica romana fu fondata per difendere una donna. Questo i cittadini devono ricordarlo. Allora, abbiamo consegnato la storia di Roma a questa dipendente, a questa risorsa, veramente una risorsa del Comune di Roma, che ha disegnato lo scudo che fa parte del logo di Roma Capitale, uno scudo che difende una donna. Ed è per questo che oggi chiediamo che questa figura che è passata, è stata accettata alla Commissione delle Elette, e quindi abbiamo potuto utilizzarla per i volantini che pubblicizzano l'evento di incontro che ci sarà domani e dopodomani, di utilizzarla ancora anche per gli anni a venire, perché diventi veramente la figura identitaria, simbolica della posizione di Roma e dell'impegno di Roma Capitale per la lotta e il contrasto alla violenza sulle donne. Grazie. A lei è iscritto a parlare.